Arcascia, vorrei essere, insomma, vorrei diventare un attore e vengo dalla Russia. Anni che sono qui a Roma e studio scienze motorie allo IUSM, però ho fatto un anno di fisica. Qualche amico dice che come attore sarei bene. Sembra che ho delle doti tanto, ma anche se io non le vedo. Qualcuno si è fissato con il genere pornografico addirittura. E a cosa è dovuta questa proposta? Lo so, diciamo così, perché mi piacciono le patate, le banane. E poi mi danno diversi soprannomi, tipo Sandrino, Clarence della Lega e Arcascia. E poi c'è un altro soprannome, diciamo, fa rima con Arcascia ed è Bagascia. E quindi l'Arcascia è un animale che si aggira nei pressi del quartiere di Burtino, a volte si reca addirittura fino a Termini. Diciamo che nella stagione estiva si colloca a Latina, poi risiede anche in un convitto. Odoro di cloro. Ed ecco, abbiamo un arcascio. Odoro di cloro. E quindi? Com'è recitare l'Arcascia? Quando esce bene, vabbè. Dove suoni? Osserviamolo come sta sull'auto. Io domani vado a fare un colloquio. Mano prensile. Domani gomito consumato. Perché? Un uomo di donna. Dai su. Pugno, dai. Ups. Fammi guardare, ferma. Maglia Nike. Come nacque il mito di Arcascia la Bagascia? Raccontalo ai nostri posteri, dai. Non ricordo. Non lo ricordi? Cosa, come ti, cioè, allora, se dovessi presentarti, come ti definiresti Arcascia la Bagascia? Che uomo sei? Comune mortale. Un comune mortale. Dai. Grazie. La mela di Biancaneve. Non ti ho filosofato. Ragazzi, creato un mito. Se dovessi, diciamo, ridimensionare il tuo mito. Ecco, se dovessi ridimensionare, cosa diresti? Ridimensionare. Io posso uscire, vero? Nel senso, tu credi che sia un mito esagerato per la tua persona, no? Ecco, cosa vuoi dire per ridimensionarlo? Niente, uno che nel tempo libero si diverte a fare corti più o meno sensati. Più o meno sensati. Non è convincente, allora andremo adesso ad intervistare alcuni personaggi che nella vita di Arcascia la Bagascia e nella sua ascesa al successo hanno avuto un ruolo fondamentale. Partiremo dai registi di alcuni dei suoi film, che sono Magnoni e Cortese, e poi andremo via via a intervistare anche degli animali che l'hanno conosciuto direttamente da vicino, come ad esempio qualcuno che ci è vissuto assieme. Buona visione.
da quanto sta a Roma? Da quanto sta a Roma l'Arcascio? Perché vogliamo sapere se nella sua vita ha avuto un ruolo fondamentale il trasferimento da Latina a Roma. Diciamo da 2 anni. A cosa dobbiamo lo spostamento a Roma dell'Arcascio? Mi ero iscritto alla facoltà di fisica 2 anni fa. La facoltà di fisica? Perché ha lasciato? Questo per sua madre. Ma prima perché aveva deciso di scegliere proprio fisica? Sto scherzando. In quel tempo era ancora un pargolo della famiglia delle Bagasce. Sì, mi sembrava una cosa abbastanza sensata. Parlerò per lei, padre. Dai, non ridi, che te ne frega, pensa alla montagna. Una montagna di merda, una montagna di merda. Allora è così. Ho capito, penso. Poi? Cosa è successo? Poi si è accorsi che nella pratica, cioè nelle applicazioni, nella teoria, non rendevo molto, quindi ho cambiato. Ha deciso di cambiare per quest'unica motivazione? Sì. Okay. Com'è stata la vita sentimentale dell'Arcascio nel primo anno di vita a Roma? Un aggettivo per definirla, non vogliamo nomi. È difficile questo. È la vita sociale dell'Arcascio nel primo anno di vita a Roma. Non tranquilla. Questo potrebbe significare che l'Arcascio andava a Mignotte, potrebbe ma anche significare no. Che l'Arcascia si recava a San Lorenzo a farsi e strafarsi. Ma anche no. Potrebbe significare qualcosa che capiremo soltanto più in là nel corso di questo documentario. Faresti uno scambio di fluidi con qualcuno? Dipende che tipo di scambio di fluidi. Vediamo cosa ha preso Arcascio. Cosa mangi? Straccetti di carne. Con rucola fluida. Il radicchio l'hai trovato? Stai ingrassando? No. E che cosa fai, insomma? Cos'hai? Cos'hai? Del tessuto? Adiposo. Del tessuto come? Adiposo? Sai, ma guarda che bravo, lui anche ride a tempo, batte i gomiti. Qual è il tuo strumento preferito, il gomito o la caramella? La caramella? Hai detto la caramella insomma. Ci siamo? Sei pronto? No. Vuoi cantare? No. Un appuntamento con... Un buffo dorato. È venuto da sul video. Un buffo dorato. Devo andare a fare un buffo dorato. C'è la merda pisciosa. La merda pisciosa. Ma non lo so più. Perché volevo dire pisciosa merda. Dai, non ti muovere così velocemente. Fai giochini intelligenti. Vuoi fare un giochino un po' più intelligente? Sono devo fare. Raccomando, mettere spettatori o sono devo fare?